Chi mi segue su Instagram sa proprio che da questa postazione, cioè il mio terrazzo, il luogo da cui faccio gli spoiler che poi metto nelle stories di Instagram. Niente, volevo iniziare il video da qui, in questa giornata uggiosa, che è perfetta per il trash a cui stiamo per assistere. C'è una forma d'ansia immensa, mi devi credere. Ok, torniamo in postazione. Prima di tutto, come state? Ve lo chiedo perché moltissimi di voi su Instagram, specialmente in direct, mi scrivono, mi ringraziano perché allieto le loro giornate, dopo una giornata magari pesante, di studio, di lavoro, non so di cosa, di mai una gioia. E io vi ringrazio da morire, ma mi chiedo come può una chat così trash allietarvi le giornate? Dovrebbe distruggervele definitivamente. Chat di gente assurda che crede anche di essere nel giusto, come in questo caso Andrea, però per il momento, diciamo sì, non ha tutti i torti, ma è ansia pura. Se non avete visto le 3 puntate precedenti, cosa ci fate qui? Non capirete assolutamente nulla e vi siete persi del trash pazzesco. Guardate le 3 puntate precedenti che vi metto nella i di informazioni, ci sarà una playlist, se cliccate, con le 3 puntate che non avete ancora visto, e poi tornate qui. Se invece siete qui dall'inizio, congratulazioni vivissime. I sopravvissuti. Nella scorsa puntata eravamo rimasti al punto che Miriam si fa sentire per l'ennesima volta e per l'ennesima volta gli dice basta, non ti voglio più, mi devi lasciare perdere, io non ti sposerò mai. Non servi a niente, non sei mai servito. Sono sparita, non sono sola, non ho mai detto che sono sola, ma non ti dirò mai con chi sono e dove sono. Ma noi lo vogliamo sapere, quindi Miriam, diccelo adesso. Io vi ricordo che questa chat è presa al sito spunteblu.it, su Facebook, quindi di fronte a Spunteblu, su Instagram Spunteblu Official. Vi aspetto su Instagram, nelle stories, perché alla fine di ogni puntata do degli spoileroni per la puntata successiva, quindi ci vediamo lì. Ok, come potete vedere, come potete ricordare, eravamo rimasti al punto in cui Miriam dice non credo che tu lo voglia sapere con chi sono, no? E lui, Andrea, e invece lo voglio sapere chi e con chi sei, chi è che ti sta coprendo? Non ti riguarda con chi sono, ti basta sapere che non sono da sola. Non ti fa nessun effetto pensare a questa giornata. Ci pensi che tra un'ora dovevamo essere marito e moglie? Ci pensi che domani ci aspettava il viaggio di nozze? Non mi fa nessun effetto questa giornata e sono felice di non diventare tua moglie. Come ho già detto, non ti ho mai amato, quindi è meglio che sono andata via. Sarebbe stata una vita infelice, sia per me stare con un uomo che non amo, sia per te stare con una donna che non ti ama. E poi quale viaggio di nozze, che non abbiamo prenotato nulla? Non avevamo prenotato nulla, ma se avevamo deciso di andare una settimana alla casa al mare di mia zia... E qui la situazione cambia. E poi non dire che non mi ami, perché so che non è così. Lo abbiamo deciso, tu lo avevi deciso. Tu hai deciso di andare lì, a casa di tua zia, un posto di M, dove mi hai portata già 1000 volte. Dico di M perché sai benissimo che a me il mare non piace. E poi casa al mare dove? Che per vedere la spiaggia devi farti chilometri a piedi. Se ci vogliamo aggiungere che siamo in pieno autunno e fa un freddo cane, direi che è il posto ideale per un meraviglioso viaggio di nozze. E non solo questo, tu hai deciso tutto: ristorante, bomboniere, addobbi, menù, chiesa, senza interpellarmi. Scusami Miriam, io ti voglio bene, ma tu che cavolo facevi? E non dicevi che non ti volevi sposare, hai aspettato fino all'ultimo, non hai deciso un cavolo, ma t'aveva legato in cantina, penso proprio di no, quasi dimenticavo il parrucchiere, hai persino deciso di farmi fare i capelli dal parrucchiere di tua mamma, e neanche lì ho potuto dire niente, perché quando ho provato a dire qualcosa, mi hai aggredita, perché ormai avevate già preso accordi, e si sa, tua mamma non può fare figure di M con il suo parrucchiere, ci mancava solo che decidessi pure il reggiseno e le mutande che dovevo indossare, e poi eravamo a posto. Non ce la faccio più! Il parrucchiere di mia mamma è uno dei migliori parrucchieri che ci sono sulla piazza e tu lo sai. E invece di rifiutare di fare storie, saresti dovuta essere felice e ringraziare pure per averti preso appuntamento con lui invece di fare l'ingrata. La mia parrucchiere è altrettanto brava e non è una ladra di soldi come il parrucchiere di tua mamma, che gli spenna solo soldi, e alla fine tua mamma ha pure una capigliatura di merda. Mia mamma ha dei capelli stupendi, è sempre in ordine, non ti permetto di offenderla, sai che mi dà fastidio. E se ho scelto tutto io è perché fosse stato per te, saresti stata capace di fare il ricevimento in pizzeria e neanche le bomboniere facevi. La chiesa è logico che doveva essere la mia. Don Matteo è bellissimo. E il prete che mi ha fatto la comunione e cresima, ha sposato mia sorella ed è amico di famiglia. Non ti sei mai chiesto perché fosse stato per me sarei andata in pizzeria? Perché io non mi volevo sposare, io te lo dissi. Ma tu per tutta risposta hai insistito e fatto di testa tua e hai voluto fare tu tutto questo matrimonio. Ti dissi anche che non ero sicura dei miei sentimenti per te, ma tu hai insistito che non era così. Hai insistito allora come stai insistendo adesso. Poi sposarci per cosa? Per andare a vivere a casa tua con tua madre? Vivere a casa di mia madre è una cosa momentanea, lo sai, se si dice sempre così. Ti ho detto iniziamoci a sposare, iniziamoci a sposare e poi prendiamo casa con calma. No, tu inizi a prendere casa con calma e poi ci sposiamo. No, non è una cosa momentanea, anche lì poi ho capito quali erano le tue intenzioni. Con qualche scusante saremmo rimasti a vivere là in eterno. Ma tu credi davvero che io sono così cretina? So che ho sbagliato a fare quello che ho fatto, sono la prima a dirlo e l'ho già ammesso anche l'altra volta, ma lo rifarei ancora perché è l'unico modo per farti capire che è finita. Mi sono innamorata della libertà. Non è finito niente, tu lo sai, adesso non la conferma. Adesso qua cosa ha detto per farti avere la conferma?
conferma. Ma la conferma di che? Del fatto che mi ami. A te ha solo dato fastidio che sono stato io a scegliere tutto. Se non ti sei sentita coinvolta, e quindi questo è il tuo modo per farmi capire che volevi qualcosa di diverso. Io non ci posso credere che ancora non capisci come stanno le cose. Io veramente non so più cosa fare per farti capire che non ti amo. Il cervello è un muscolo che va adoperato. No, io capisco benissimo invece, come dico io. Io ho sempre ragione, tu lo sai che io ho un sesto senso infallibile. No, io invece credo che il tuo sesto senso sia arrugginito, ammesso che tu lo abbia mai avuto. Se avessi un sesto senso affinato, a quest'ora avresti capito molte cose. Te lo sto dicendo. Questo cornuto sei tu. Molte cose cosa? Fattelo dire dal tuo sesto senso, ora ti devo salutare. No, aspetta Miriam, non chiudere così, perché lo sai che mi dai sui nervi. Cosa mi deve dire il mio sesto senso? C'è altro che non mi hai detto? E poi aspetta, ancora non mi hai detto dove sei e con chi sei. E neanche ho intenzione di dirtelo, ciao. Ma noi lo vogliamo sapere, Miriam. Miriam, va bene, chiudi pure. Tanto questa non sarà di sicuro l'ultima. Miriam, prima o poi tu tornerai. Non puoi scappare in eterno come un latitante. Prima o poi sono certo che farai ritorno come il figlio al prodigo e chiederai scusa. Non tornerò mai. Nicolas a un certo punto scrive ad Andrea. Nicolas, sospettissimo, perlomeno per me, visto che va a comprare le sigarette alle 2 di notte, torna alle 3:30 e secondo me, ripeto, c'ha Miriam nascosta nel bagno di casa sua. Ma dove sei? Stai venendo? Ti ho pure chiamato ma non rispondi. Io e Valentino stiamo aspettando, non dovevi venire per le 11? Sì, lo so, ma ero sotto la doccia, ho avuto un'altra discussione con Miriam, perciò ho fatto tardi, tra poco arrivo. Ancora discussione con Miriam? Sì, come al solito, una marea di sciocchezze, scrive. Che sciocchezze? Adesso che arrivo ti faccio leggere i messaggi. Sì, infatti, risparmiaci il riassunto. Comunque, per farla breve... Ah, no, ecco. Comunque, per farla breve, mi ha detto che se ho davvero un buon sesto senso, dovrei capire davvero come stanno le cose. Il sesto senso. Così non capisco cosa vuoi dire. Porca miseria, mi fai vestire che se no non arrivo più? Va bene, a dopo. Io non ne posso più. Non basta Miriam. Devo litigare pure con la sua famiglia. Ah, questo qualche ora dopo, scrive. Io non ne posso più, non basta Miriam. Devo litigare pure con la sua famiglia. Sì, ma te li vai a cercare con il lanternino tu i litigi? Che è successo? Ho appena avuto una discussione con mio suocero. Il tuo ex suocero. Perché, si può sapere? Praticamente il proprietario del ristorante ha chiamato il padre di Miriam, cioè il suocero, per dirgli che sono stato là stamattina per prendere accordi per un rinvio della cerimonia. E il padre di Miriam si è arrabbiato con me perché dice che non mi dovevo permettere, dal momento che non sappiamo se ci sarà il matrimonio, ma soprattutto perché il contratto del ristorante è intestato a lui ed è lui che ha dato la caparra, quindi è l'unico che può prendere decisioni. E ha ragione. Io te l'avevo detto stamattina che era meglio se parlavi prima con tuo suocero, ma io non capisco perché mio suocero fa così. Così come? Invece di stare dalla mia parte e darmi di man forte per risolvere questa situazione, si arrabbia con me e dice che non mi devo intromettere nelle sue cose. Non so se è scemo veramente o fa finta. Se io ero al suo posto mi sarei arrabbiato anch'io. Scusa, ma se le spese del ristorante erano a carico suo e l'anticipo l'ho versato lui, in effetti è lui che deve risolvere il problema e accordarsi con il proprietario del ristorante. Tu dovresti starne fuori. No. Ti devi fare i cazzi tuoi. Io non sto niente fuori. Mio suocero non sta gestendo bene la situazione. Sai come se ne è uscito? Che visto che il matrimonio non ci sarà, farà comunque tenere i soldi al ristorante per qualche altro evento. Magari andranno a festeggiare il compleanno di mia suocera con tutta la famiglia. È una buona soluzione. Cioè, ma ti rendi conto? I soldi del mio matrimonio usati per festeggiare qualche altra cosa. Questi hanno veramente dato per scontato che è tutto saltato. Perché lo è? Andrea, ma è tutto saltato in caso non te ne fossi accorto. Ma tu veramente pensi che puoi recuperare il rapporto con Miriam? Perché io non credo, e ti dirò di più, dopo i messaggi che mi hai fatto leggere sono sempre più convinto che lei abbia un altro uomo e che secondo me si vedeva già con qualcun altro. Io ti ho già detto, come l'ho detto anche a lei, che me ne sarei accorto. Ma di che cosa ti vuoi accorgere? Le donne sono furbe, se vogliono nascondere qualcosa sono delle abilissime volpi. Possibile che ancora non hai capito che c'è di mezzo un altro uomo e che sicuramente va avanti già da un po' di tempo? Sono trascorsi 84 anni. Ma tu come fai a dirlo? Sì, che va avanti da un po' di tempo, come fai a dirlo, Nicolas? Perché dici questo? Sei fissato sul fatto che c'è un altro, come se tu sapessi qualcosa che io non so. Io sapere qualcosa? Perché dovrei sapere qualcosa io, scusami? Perché ne stai parlando con troppa convinzione. No, ma che vai a pensare? Io non so mica niente, ma che scherzi? Le mie sono solo supposizioni che ho fatto in base ai fatti, tutto qui. Quali fatti? Noi sappiamo solo che Miriam è scappata, ma non sappiamo con chi. Mi sembra di sentir parlare Cleopatra. Anche lei ha fatto allusioni velate in merito al fatto che probabilmente Miriam ha un altro uomo. Tu adesso addirittura mi dici che ne ha già uno da tempo. Perché hai detto questo? Oh, Andrea, finalmente una domanda intelligente. Al momento giusto colpisco. Ma io non ho detto niente di particolare, ho semplicemente ipotizzato che magari tra i motivi della sua fuga potrebbe esserci un altro. E se così fosse, non è che l'ho conosciuto 2 giorni fa, ma lo avrà conosciuto di sicuro molto tempo prima. Ma io non ne so niente, non farti strane idee. E poi perché dovrei sapere qualcosa proprio io? Per quale motivo pensi che io sappia qualcosa? Nicolas, non ti agitare. Io non ho detto niente, ti ho solo fatto una domanda sul perché pensi questo. Non ti sto accusando di niente, non capisco perché ti stai scaldando così tanto. Non mi sto scaldando. Comunque il problema non esiste perché Miriam non ha nessuno. Sarà a casa di qualche sua amica STROne Z Etta che la sta coprendo. Voglio vedere per quanto tempo andrà avanti questa storia. Sì, sì, sarà sicuramente così. Scusa, ma adesso ti devo salutare. C'è mia nonna che mi chiama. Vado a vedere cosa vuole. Ci sentiamo dopo, ciao. Dalle 16:50 passiamo alle 21:04, quindi diverse ore dopo. Nicolas, perché non mi rispondi? Spero che non te la sei
sei preso per oggi. Mi richiami per cortesia? Ok, sempre Andrea scrive a Valentino. Ciao Valentino, mi fai un favore? Non dire che sono io che ti sto messaggiando. Puoi chiedere a Nicola se si è arrabbiato con me? Oggi se l'è preso un po' su una cosa e adesso non mi risponde. È da un po' che lo sto chiamando, grazie. Perché? Non ti ha detto niente? No, no, mi ha detto niente. È successo che oggi io ho mandato un messaggio per raccontargli che ho avuto una discussione con il padre di Miriam. E da lì ci siamo trovati a spostare il discorso sul fatto che Miriam potrebbe avere un altro ragazzo. Cioè, lui lo ha detto, non io. E io non ero d'accordo su questa cosa. Comunque ha chiuso la conversazione all'improvviso e ora, visto che non risponde, non vorrei che si sia arrabbiato con me. Non sapevo niente, non mi ha detto niente. Avevo bisogno di parlare con lui. Puoi dirgli qualcosa senza far capire che stai messaggiando con me? Sì, potrei, ma Nicolas non è qui, è uscito. Uscito? Sì, è uscito un paio d'ore fa. Forse è perciò non risponde, perché non lo sente. E dove è andato? Sì, ma tu devi fare i fatti tuoi. Non saprei. Come non lo sai? Possibile che non ti ha detto dove è andato? Perché avrebbe dovuto dirmi dove stava andando? Non sono mica suo padre o il suo tutore. Non so se te ne sei accorto, ma Nicolas è adulto e vaccinato. Sì, lo so che è adulto, ma cosa c'entra? Pensavo che avesse lasciato detto dove andava. Non ha detto niente, è uscito e basta. Ma tu lo stavi chiamando per sapere se era arrabbiato o hai bisogno di qualcosa? Lo stavo chiamando per sapere se se l'era presa e anche per sapere se voleva uscire. Questa giornata poi per me è stata molto pesante e dura da digerire, visto che oggi mi dovevo sposare. Non trovo pace, sono molto agitato e nervoso e quindi volevo andare a farmi un giro in compagnia con Nicolas. E con te se ne avevi voglia. Posso capire la situazione, non deve essere bella, ma Nicolas è uscito per fatti suoi. Se vuoi però, io vengo volentieri con te a bere qualcosa. Ma sì, perché no? Ti vengo a prendere io? Come preferisci, posso venire anch'io, per me non è un problema. La mattina dopo, quindi dopo la serata che sono fatti insieme, Andrea torna a scrivere a Valentino. Buongiorno, sei sveglio? A quest'ora mi sembra ovvio. Ma Nicolas poi ieri a che ora è ritornato? Sì, ma tu ti devi fare i fatti tuoi. Perché non si è fatto sentire, non mi ha neanche risposto ai messaggi. Blocca. Non ti so dire a che ora è rientrato perché non me ne sono accorto, ma suppongo che avrà fatto tardi anche ieri per non averlo sentito. Appena si sveglia però gli dico che lo stai cercando. No, lascia stare, vediamo se mi chiama lui. Come non detto. Devo dirti una cosa di Nicolas, mi posso fidare di te? Oh. Volevo chiamarti, ma ho pensato che era meglio se ti mandavo dei messaggi per evitare che Nicolas ti sente parlare. Perché Nicolas non dovrebbe sentire che parliamo al telefono? È un segreto, non te lo posso ancora dire. Ti ho chiesto se mi posso fidare di te perché vorrei dirti una cosa di Nicolas e mi sto chiedendo se è il caso o meno. Una cosa di Nicolas che non sai se è il caso di dire. Sì, ma fatela dire! Senti, a me queste cose non mi piacciono. Se mi devi dire qualcosa, me la dici, altrimenti non è niente di importante. Nicolas mi ha chiamato poco fa, cioè prima di questi messaggi a te. Gli ho chiesto perché ieri sera non mi ha risposto e dove era andato di bello, visto che non c'era. E lui mi ha dato strane risposte della serie che non sono affari miei dov'era e che sto diventando pesante. Insomma, detto in parole puerili, non mi ha voluto rispondere. E con ciò mica è tenuto a dirti dove è andato. No, non è tenuto, però non so perché mi si è accesa una lampadina nel cervello. Vediamo se è la stessa nostra. Vediamo se Andrea si è svegliato. Che lampadina? Ma di che parli? E se Nicolas sa dove si trova Miriam e quando esce va da lei? Brava! Complimenti. Sono felicissimo. Sto godendo abbastanza con Devile. Ce l'hai fatta. Da quando sono arrivato venerdì ho sentito le ipotesi più strane su dove si possa trovare Miriam. Ma non credevo che il meglio doveva ancora arrivare. Questa è davvero il massimo. Come ti è venuta? Non saprei, ma c'è qualcosa che mi ha fatto scattare un campanello d'allarme nelle risposte di Nicolas. E poi ad avvalorare la mia ipotesi c'è anche un'altra cosa. Cosa? Gli ho chiesto se stasera ci potevamo vedere, ma lui ha di nuovo detto che è stanco e vuole stare a casa. Ma io non credo sia vero. Qualcosa mi dice che stasera uscirà di nuovo. Io sono sicuro che vada Miriam. E allora apposta e seguilo. Io penso che la fuga di Miriam ti abbia creato veramente qualche problema a livello mentale. Vedi complotti e cose assurde dove non ci sono. E invece ci sono. E le campane lo confermano. Ma sul serio pensi che Nicolas vada da Miriam? Non lo so, ma lo voglio scoprire. Sì, togliamoci il dubbio. Ascolta Andrea, io non ho tempo da perdere con queste cose. Poi come ti ho già detto ieri, io stasera devo ritornare a casa mia che domani vado al lavoro. Ma non puoi restare anche tu qualche altro giorno? Non posso, mi dispiace, mi ero preso solo venerdì di festa. E comunque tu sei fuori se pensi che Nicolas sappia qualcosa. Ma che vuoi fare, scusa? Ancora non lo so, devo decidere. Poi ti faccio sapere. Ma secondo me è sbagliato a dirlo a Valentino, perché magari lui sa pure qualcosa, glielo va a dire a Nicolas e Nicolas non si fa seguire o comunque non va più da Miriam. Sì, va bene, tu non credi a questa cosa, vero? No, neanche un po', tu ti stai immaginando cose solo perché Nicolas è uscito per cavoli suoi, ma sei normale. Forse era meglio che non ti dicevo niente, io non so più cosa pensare, forse hai ragione tu, vedo cose che non ci sono. Andrea, dammi retta, forse è il caso che ti riposi e che ti fai una bella dormita, questi giorni immagino che per te non sono stati facili. Hai ragione, ma non saranno facili neanche i prossimi giorni, nulla sarà facile finché non trovo Miriam e la convinco a sposare. E la convinco a sposare. Tanti auguri. Questi sono affari vostri, tuoi e di Miriam. Quello che succederà saranno fatti vostri. Io ho già abbastanza problemi con la mia fidanzata che rompe il cavolo per ogni cosa. Non voglio prendermi pure i problemi amorosi degli altri. Il mio era un modo di dire, lo so che non ti interessano i miei problemi. Non è che non mi interessano, mi dispiace ed è sicuramente una cosa che non auguro a nessuno. Ma sono dell'opinione che dovete risolverle voi. Allora buon rientro a casa, grazie e cerca di stare più calmo tu. Quest'ultimo messaggio era delle 8 di sera. Arriviamo a 00:11 e Andrea riscrive
scrivi a Valentino. Valentino, dove sei? Ho appena avuto un bruttissimo litigio con Nicolas. Siamo quasi arrivati alle mani. Io lo sapevo, sono appena arrivato a casa mia. Che significa che sei quasi arrivato alle mani con Nicolas? Siamo arrivati alle mani perché avevo avuto ragione sul fatto che anche stasera usciva. Allora io mi sono appostato sotto casa di tua nonna e l'ho seguito. Come sarebbe che ti sei appostato e lo hai seguito? E niente, ragazzi, sono finiti gli screen. Per oggi avete visto abbastanza. Sul più bello, sì, ovvio, anche loro li dividono per bene, per farci rimanere un po' in ansia, suspense. Ma tranquilli, perché la prossima puntata arriva martedì prossimo, la parte 5. Vi ricordo che dovrebbero essere 8-9 puntate, quindi saremo a più di metà. Ci siamo quasi e chi l'ha letta mi ha detto che è piena ancora di colpi di scena. Ma intanto, per chi mi segue su Instagram nelle stories, nei prossimi giorni, prima di martedì, arriverà uno spoilerone. Quindi il tempo di girare la prossima puntata, io saprò tutto e farò spoiler su Instagram. Quindi seguitemi lì. Like a questo video, questa parte 4. E noi ci vediamo martedì prossimo. Nel frattempo però mi raccomando, fate i bravi.